Buonasera e che sera. Inizio a usare le rime per entrare nel vivo di questa puntata di comunicazioni di servizio numero 41. Io sono Francesco Patrucco insieme ad Alberto, che è mio fratello, che non vedete ma in regia. Formiamo la Patrucco Comunicazione, che è uno studio di comunicazione che da oltre 15 anni a Torino si occupa di comunicazioni in vari ambiti, grafica, video, digital. Comunicazione di servizio è una serie di dirette che facciamo settimanalmente. Questo è iniziato la seconda stagione, un anno fa iniziavamo, all'inizio dello scorso maggio del 2020, per raccontare delle storie, scoprire cose nuove, intervistando persone che hanno appunto delle storie interessanti da raccontare, come quella di oggi. Prima di entrare nel vivo della puntata, vi invito a seguirci sui nostri canali social e iscrivervi soprattutto al nostro canale YouTube, dove potrete vedere tutte le puntate di comunicazioni di servizio ed essere informati sulle nuove che faremo. Inizio a dare il benvenuto ai primi ospiti che sono collegati, che ringrazio di essere con noi, e sono pronto a dare il benvenuto all'ospite di oggi, a Roberto, ma lo farei con una cosa per dimostrare che io sono uno che si prepara. Mi sono portato un libro. Dove c'è un passo che mi colpì da quando ero giovane, insomma, che è questo, che è una poesia, Paris at Night, che dice: tre fiammiferi accesi, uno per uno nella notte. Il primo per vederti tutto il viso, il secondo per vederti gli occhi, l'ultimo per vedere la tua bocca. E tutto il buio per ricordarmi queste cose mentre ti stringo fra le braccia. Perché la poesia, la protagonista della puntata di oggi, e per farlo abbiamo un vero poeta. Non sono assolutamente io, che è già pronto e collegato con noi, e do il benvenuto a Roberto Ariagno. Buonasera, Buonasera buonasera a tutti. Roberto. Ciao Francesco, ciao Come stai? Alberto. Bene, Tutto bene, bene. grazie, tutto Allora, bene, io ho fatto grazie. questa buffonata No, caspita. di una poesia che mi ricordo, perché le poesie soprattutto sono collegate alle fidanzate, ragazze che uno cerca di baccagliarsi, allora dedichi le poesie, lo metto subito brutta. Assolutamente, assolutamente. Pensavo che tu mi facessi il quiz, mi chiedessi chi è l'autore per vedere se ero preparato anch'io. Dovrebbe essere Prevert, se non sbaglio. Voglio sperare, ecco, È sarebbe strano. Prevert Non ci siamo messi d'accordo. in una raccolta che ha anche una prefazione con un pensiero di Piero Pelù. Pensa che Hai quanto è capito? rock questa È raccolta. vero, assolutamente. Allora, dopo queste baggianate, io ti lascio subito la parola, così ci racconti un po' veramente chi sei. Ci piace scoprire, insomma, chi sono i nostri ospiti, cosa fanno nella vita, quali sono le passioni, gli hobby, le storie. E poi andiamo nel concreto, appunto, della poesia. Che cos'è per te la poesia? Certo, bello che tu dica il concreto della poesia. Comunque, va bene, sono Roberto Ariagno, come c'è scritto, sono, dico l'età, sì, si può dire, ho 52 anni, Vai. faccio l'insegnante da più o meno 15, con piacere, insomma, direi. Prima non facevo l'insegnante, sono contento di dire che ci sono arrivato. E tra le altre cose che faccio e che mi piacciono molto c'è la lettura, sicuramente, soprattutto, diciamo, e vorrei dire, anzi dovrei dire che conseguenza della lettura potrebbe essere il fatto che scrivo poesie. Da lì a dire che sono un poeta la trovo già un po' complicata. Però scrivere in comunicazione di servizio è presente uno che scrive poesie, ma che preferirebbe che non si dicesse poeta, diventava poco comunicativo, forse poco efficace, quindi credo che Certo. andasse benissimo poeta, ma insomma, diciamo che la poesia è stata, come dire, una cosa che mi ha seguito o che io ho seguito per buona parte della mia vita, ma in effetti ho sentito alcuni dei tuoi ospiti in questi giorni, ho visto alcuni degli incontri, qualcuno l'avevo visto quando era uscito, qualcuno da poco, e ho avuto la sensazione, sentendo molte persone, i vostri ospiti, così ho pensato, ma io alla fin fine sono probabilmente uno di quelli che hanno una vita più banale rispetto a quelli che ci sono stati prima. Però insomma, va bene così, magari insomma.
ci vuole anche l'uomo medio, nonostante... Come si capisce, Roberto è una persona molto umile, ma in realtà sì. Io ti conosco un po' e di cose nei fatti lo scopriremo. E, no, tornando al tema poeta, no, a parte che il tuo ruolo di insegnante, tu dici, sono contento di averlo scoperto, di esserlo diventato dopo, è un ruolo, abbiamo avuto un ospite insegnante che ci ha raccontato tutto il pezzo, Claudio, molto interessante. Cagliero, ed è un ruolo determinante e fondamentale nella società, penso di sempre, non solo quella di oggi, quindi già il tuo ruolo non è così banale. Rispetto alla definizione poeta, tu mi hai raccontato quando ci siamo sentiti che effettivamente non esistono poeti professionisti, e questo è il primo elemento un po' strano, no? Che se uno pensa allo scrittore, al musicista, hai subito in mente i nomi, però se ci siamo detti, dovessi dire il nome di un poeta contemporaneo, farei fatica. E poi questa cosa che appunto di poesia non si vive, cioè è molto difficile, giusto? Sì, allora diciamo che nel mondo, diciamo, contemporaneo non mi risulta che esistano poeti di professione, cioè persone che si guadagnano da vivere con la poesia, con la propria poesia. Magari ci si guadagna da vivere facendo lo studioso di poesia, il docente, il critico, l'editore, stavo dicendo. Non credo che l'editore si guadagni da vivere con la poesia. Però, insomma, con i propri versi, no, effettivamente. Ma, come dicevo, neanche Montale si guadagnava da vivere con i propri versi, quindi faceva altri lavori e poi scriveva poesie. Certo, il giorno che ha vinto il premio Nobel probabilmente si è ripagato tutto quello che... Però, insomma, è possibile che nel mondo anglosassone ci sia qualcuno che in un modo o nell'altro, magari in maniera indiretta, dubito però che attraverso la vendita dei propri libri di poesia chiunque possa sopravvivere. Forse del passato. C'è una cosa buffa nel mondo anglosassone, c'è il poeta laureato, c'è sempre un poeta laureato che ha come contratto quello di scrivere delle poesie d'occasione per il compleanno della regina e altre occasioni del genere, e viene pagato, se non ricordo male, con una cassa di sigari e una bottiglia di whisky. E questo già di per sé, secondo me, sarebbe un buon motivo per esserlo. È così, insomma, una curiosità. In Italia non credo che ci sia. Okay. Allora, io vorrei portare in parallelo due piani, lavorare su questi due piani. Uno, la tua poesia. Come sei diventato tu poeta, come hai iniziato a scrivere poesie, e tu hai scritto dei libri, cioè sono uscite delle tue raccolte di poesie, quindi non è che ti metti, che hai scritto tre poesie e basta, cioè hai partecipato a concorsi, sei stato in giro, poi se hai voglia di leggerci qualcosa, noi siamo anche molto curiosi, sarebbe interessante. E dall'altro, l'altro piano invece più in generale, che cos'è la poesia, com'è la poesia oggi, no? Perché se pensiamo... lo scorso 5 maggio è un classico, tutti hanno postato sui social il 5 maggio famoso, i fu, io riesco, la poesia imparata a memoria a scuola, no? Questa idea di questa cosa vecchia, antica, monolitica, penso al giovane d'oggi, no? Che viaggia su Instagram, che si comunica, in realtà c'è anche una forma di poesia molto moderna. E, assolutamente. E quindi, appunto, non so se vuoi partire più dalla poesia in generale, poi seguiamo il tuo percorso, facciamo così. Ma, a me fa molto piacere parlare soprattutto della poesia in generale, perché secondo me è un argomento importantissimo, ma credo anche che sia attualissimo. È attualissimo. Lo dico dopo perché. Dico prima perché è importante. La poesia è importante perché è molto naturale e probabilmente è una delle prime forme d'arte che si sono messe in atto. Prima della scrittura, ovviamente, sappiamo che la poesia nasce oralmente. E quindi qualcosa di molto vicino hai dei bisogni primari alla fin fine. Un po' di tempo fa ci siamo conosciuti parlando di storytelling e uno dei libri che mi era capitato di leggere sull'argomento diceva che la specie Homo sapiens è una specie che
come dire, sembra che abbia come bisogno innato, quasi biologico, quello della lettura. Scusami, del raccontarsi storie. I primi esempi di poesia sono racconti di storie, che però chiaramente sono fatti con un ritmo, con una, diciamo così, un respiro in un certo senso. Gli studiosi dicono che il ritmo della poesia si basa profondamente sul ritmo che è quello delle nostre pulsazioni, no? Del nostro battito. Quindi, in un certo senso, c'è davvero qualche cosa, pare di, si potrebbe probabilmente dare una giustificazione, forse antropologica, di questo bisogno di parlare in poesia, di non raccontare in maniera libera, ma di raccontare secondo una scansione proprio. E quindi è successo sempre, gli uomini lo fanno da sempre e continuano a farlo. Questo è il motivo per cui la poesia è attuale, perché se noi guardiamo su internet ci sono veramente centinaia di blog di poesia, la maggior parte dei quali non sono così autoreferenziali, cioè non è che ci sono solo quelli che scrivono nel proprio blog le poesie personali, proprie, ogni giorno una nuova, con lo sfondo dei fiorellini, ma c'è un sacco di gente che si prende la briga di ogni giorno postare la poesia di qualcun altro, che può essere magari un autore famoso, ma può essere anche un autore minore o sconosciuto. Qualcuno lo fa magari accompagnando anche con due parole, qualcun altro invece posta le poesie e basta, e ce ne sono veramente tantissimi. Così come ci sono tantissimi editori, ma questo è un discorso un po' diverso. Diciamo che la poesia, secondo me, si salva ancora anche perché è veramente gratis. Cioè, se Interessante, uno scrive interessante. poesie, lo fa proprio perché ha voglia di farlo. Perché di gratificazioni alla fine ce ne sono abbastanza poche. Economiche zero, ma anche se vogliamo, questa è una gratificazione per me, ma soprattutto perché si parla della poesia. Poi il fatto che ci sia io mi fa piacere, ovviamente, non tanto per quello che riguarda la mia, ma insomma, io sono convinto che la poesia sia qualcosa di molto più vicino. Chiaramente siamo passati attraverso Carducci e questo ci ha forse un po' spaventato e allontanato, ma ci possiamo ritornare, insomma, secondo me. C'è bisogno di poesia oggi, quindi, secondo te? Io credo di sì. Stamattina mi è arrivato un post, casualmente, di un poeta russo, cioè non era su, no, scusate, mi è stato messo, mandato in un post una frase, un brano di un poeta russo che si chiama Josip Brodsky, che ha vinto il Nobel nell'82, credo, e che è scappato dalla Russia sovietica. E lui nel discorso di accettazione del Nobel dice la bellezza salverà il mondo, la famosa frase di Dostoevskij. Però lui dice non è che la bellezza salverà il mondo nel senso che dobbiamo guardare le cose belle così siamo contenti. No, lui dice la bellezza salverà il mondo nel momento in cui agli uomini insegniamo a cercare la bellezza, a pretenderla. Perché lui dice la bellezza viene molto prima, per esempio, della morale. Per un bambino è molto più facile, a un bambino è molto più facile dire questo è bello che non questo è giusto, no? Allora lui dice se gli uomini imparano a riconoscere e a cercare la bellezza, è molto più difficile che questi uomini possano diventare schiavi. Lui parlava da ex cittadino sovietico, Certo. esule, è scappato proprio. E se pensiamo che, per dire, un altro poeta russo che si chiamava Mandelstam, chiuso nei gulag, cercava di tradurre in russo i versi di Petrarca ai suoi compagni di prigionia, che probabilmente non sapevano neanche chiaramente che fosse esistito Petrarca, o Primo Levi, che in un capitolo di Se questo è un uomo dice: c'è stato un momento in cui mi chiedevo come fare ad andare avanti, e poi gli viene in mente di tradurre a un suo amico francese il canto di Ulisse, la commedia, come se in qualche modo questa cosa gli desse un senso che lui chiaramente non stava trovando in nulla, no? Sono subito andato sui massimi sistemi, ma tanto poi andiamo anche giù dopo. Però sì, secondo me c'è bisogno di poesia perché insomma, tutto quello che ci sta intorno non mi sembra proprio perfetto e quindi.
sì, questo che hai detto di questo esempio del poeta russo, quindi dell'Unione Sovietica, tutto il resto, il fatto che era un esule, quindi andare contro il sistema, eccetera, eccetera. Mi viene in mente, e parto da un commento che fa Maria, no? Io prima ho letto la classica poesia d'amore e Jacques Prévert è proprio, penso, Sì, il simbolo grandissimo assoluto. E poeta. Maria dice, le poesie non sono solo d'amore, la poesia può raccontare sentimenti, il profondo dell'anima del poeta, anche può raccontare personaggi, luoghi della giovinezza, magari in vernacolo. Però abbiamo molto l'idea che la poesia sia quella d'amore, sia un po' legata a quella. C'è il poeta, soprattutto non corrisposto, che scrive la poesia affranto per la donna. Ma ti chiedo, la poesia ha anche una valenza politica e può far paura? Può spaventare magari il regime o certe situazioni. Beh, pensare che, voglio dire, quando Pinochet, pare che si dica così, è salito al potere pochi mesi dopo, in pratica ha fatto in modo che morisse Neruda, che alla fin fine credo che di grossi fastidi dal punto di vista pratico non ne desse, no? Però le voci, se un poeta fa il poeta, non può stare zitto. E quindi certe cose le deve dire. La questione della poesia d'amore ci ha un po' fregati il romanticismo, che è stato un movimento assolutamente decisivo, ma a noi è rimasto il retrogusto del romanticismo, quello dei baci di una marca che non so se posso nominare, perché magari. Ma in realtà la poesia, sì, certo, la poesia nasce come poesia d'amore, ma anche come poesia di guerra, come poesia di racconto. Poi a un certo punto la poesia contemporanea, quella moderna, quella diciamo dopo la metà dell'Ottocento, è una poesia che fondamentalmente dice che c'è un io, un tuo ospite precedente ha già parlato di Rimbaud e di quel verso che dice io e un altro, di quell'io che si cerca e non si trova, ma che non trova neanche che quello che c'è intorno funzioni, che c'è qualcosa che non torna, ecco, questo fa la poesia ultimamente, negli ultimi 150 anni, insomma, cioè è una specie di segnale, secondo me la poesia è un po' come la pillola rossa di Matrix, ecco, uno che scrive poesie, secondo me, è uno che non riesce più a vedere le cose senza vedere che dietro o davanti o di fianco c'è qualcosa che non torna. Non dico che deve essere per forza critico, deve essere per forza scontento, ma deve essere lucido. Ecco, forse l'idea che abbiamo del poeta romantico trasportato dai sentimenti e dalle passioni è un po' pericolosa. Se noi leggiamo 100 libri di poesia attuali, 90, ci raccontano qualcosa che non va del mondo e quindi la poesia può essere politica, non necessariamente perché parla dei migranti o della fame nel mondo. Io credo che sia politico in questo momento anche dire a qualcuno: guardati intorno, c'è qualcosa che non funziona, c'è un senso nella vita, come diceva quello là. E questo è politica, secondo me, fare in modo che le persone siano il più sveglie possibile e che non diano niente per scontato. E secondo me la poesia è una roba così. È una roba nella quale le parole che leggo sono le parole di sempre, ma che funzionano in una maniera diversa. Mi suonano strane e mi attivano qualche cosa, se funziona, che mi fa dire che sta succedendo. E forse magari, non dico che mi svegliano, ma magari mi disturbano un po'. È bello questo, che stavo per chiederti un po' una definizione di poesia, no? Secondo te cos'è? Però ce l'hai data, no? Qualcosa che ti Sì. disturba, è bello, dici cos'è questa cosa e ti pone a reagire. Io devo dire, una delle cose che capitano spesso con la poesia e ogni tanto anche con altre forme d'arte, che però conosco meno, quindi ovviamente ho anche meno strumenti, mi capita ovviamente con della musica, mi capita magari con delle opere, diciamo, di pittura. Col cinema, assolutamente, con la poesia più di frequente, la frequento di più e quindi, è il fatto di provare
un'emozione anche abbastanza viscerale, abbastanza fisica, nel momento in cui c'è un cortocircuito tra le parole e il senso e il suono, che ti fa vedere appunto, che ti trasmette un senso insolito, magari anche un senso che non capisci. Ho sentito un poeta professionista, insomma, un poeta affermato, attuale, dirmi nella poesia contemporanea: noi non possiamo pretendere di capire, ma non è il capire quello che ci serve. So che questo tipo di discorso è molto criticato, no? Perché quando uno va a vedere una mostra di solito di arte contemporanea, vede dei disegni e dice: questo lo sapevo fare pure io, che è un classico, no? Beh, intanto bisognava farlo, ho fatto un altro prima, quindi. Però se uno legge Mi illumino d'immenso, dice: vabbè, dai, e allora, è arrivato Ungaretti. Mo. Però intanto vediamo com'è arrivato a questo punto, che cosa c'è prima, dove sta questa frase, dove è il contesto in cui l'ha letta, l'ha detta, l'ha scritta. E poi, caspita, questo qui sapeva comunicare, tre parole e i commenti sono pagine e pagine, quindi alla fin fine. Le parole della poesia ci devono aprire qualcosa, anche delle ferite, se possibile, insomma. Detto così. Andrei al piano invece di Roberto, poeta. Ti chiederei, ti ricordi la prima poesia che hai scritto e perché l'hai scritta? Se sai, se c'è un momento che riesci a ricostruire. E Potrebbe essere, sarà potrebbe una. No, darsi, sì. Sì, dico, sarà una cosa che ti sentiresti oggi di rileggere o proprio, dici, i primi tentativi da dimenticare? sì, forse non mi sentirei, ma immagino, no, non sono sicuro, perché poi le prime cose che ho scritto non pensavo che fossero poesie. Forse la voglia di scrivere mi è venuta leggendo i testi di qualche canzone, sentendo musica. Leggendo la storia, magari leggendo qualche libro su questi, a me piacevano molto i Simple Minds, ho letto un libro in un'intervista, Jim Carrey diceva: io scrivo testi, e ho detto: ora questo che scrive testi, hai capito? E ho pensato che si potesse fare. Io di solito quando scrivo parto sempre da delle percezioni, cioè una cosa molto fisica, e generalmente sono percezioni visive, perché io sono molto visivo. Quindi fondamentalmente c'è qualche cosa che vedo che mi, boh, mi sveglia qualcosa e cerco di riprodurlo. Io considero sempre come modello del mio, diciamo, modello artistico, con tutte le distanze possibili, insomma, Monet, che mi sembrava un sano ossessionato, quando uno cerca di fare 25 volte la stessa cosa. Secondo me, è perché la vorrebbe proprio fare in quel modo. Io sono convinto, voglio sperare, che Monet nella sua vita non abbia un quadro che gli piace. Secondo me ne ha fatti 100 uguali e dice: sì, ma non c'è quello giusto. Ecco, io cercavo di fare questo, di riprodurre una sensazione, una percezione. E ho iniziato così, ma erano appunti, più come dire, descrizioni di sensazioni. Poi invece c'è stato un episodio buffo, nel senso che ho visto un film di Woody Allen in cui il protagonista, Michael Caine, cerca di, diciamo, avvicinare una donna che gli piace, che è Barbara Hershey, la avvicina vicino a una libreria newyorkese, la porta in libreria e le legge dei versi di un poeta americano che si chiama Cummings, che è un poeta assolutamente straordinario, che ha scritto tra gli anni 30, 50, 60. Io in realtà non sono stato colpito tanto dalla poesia quanto dal fatto che la poesia si potesse usare, come dicevi tu prima, per fare un po' il gigione, anche perché, voglio dire, io mi sentivo piuttosto in difficoltà in questo campo e quindi pensavo: forse puoi usare le parole di un altro o comunque qualcos'altro, no? Un piccolo schermo. Sono andato alla Biblioteca Civica di Torino, ho preso in prestito un libro di Cummings e per un giorno o due ho girato con questo libro in mano. Devo dire, nessuna donna è svenuta ai miei piedi, avevo credo 18 anni. E poi da lì però ho iniziato a leggere e dopo ho iniziato anche a scrivere. Forse ho iniziato a scrivere e poi a leggere, che è quello che succede alla maggior parte di noi. Cioè, prima scriviamo le poesie e poi le leggiamo.
Poi, dopo un po' di anni che lo facevo, le avevo accumulate, ne avevo un malloppo così, credo di averlo ancora da qualche parte. Scrivevo in verde all'epoca, così perché ero un po' verde. E a un certo punto ne ho messe insieme una ventina, le ho dattiloscritte. Eravamo, penso, all'inizio degli anni 90, e le ho mandate a un docente universitario che abitava vicino a casa mia, padre tra l'altro di una ragazza che frequentava la nostra parrocchia. E lui mi ha risposto con una lettera molto incoraggiante, in cui mi ha lasciato una frase che tengo ancora lì, che secondo me è stata un po' decisiva, perché probabilmente se questa lettera fosse stata un pochino più, come dire, demoralizzante, un pochino più scoraggiante, avrei pensato, ok, lasciamo perdere. Lui invece no, è stato incoraggiante. Nello stesso tempo però mi ha dato dei consigli, io questo lo riconosco come un grande gesto di attenzione da una persona che probabilmente aveva molti impegni, molte cose nella vita, insomma si parla di Barberis Squarotti, quindi uno dei critici letterari più importanti sicuramente a Torino, soprattutto negli ultimi anni, e aveva avuto la gentilezza di rispondermi una paginetta dandomi dei consigli di lettura e quindi ho cercato di seguirli. Ho continuato a scrivere. E poi sono successe le altre cose, insomma, così. Sono due interventi, uno vabbè, di Chiara rispetto al tema della poesia politica, no? Infatti lei dice che la poesia satirica diventa a suo modo politica, effettivamente nei miei studi classici ricordo il tema della poesia appunto satirica, che era la presa in giro, insomma, che però dietro nasconde, cioè. Assolutamente. Ma andando al tema del come nascono le tue poesie, c'è Maria che ti chiede qual è il momento della giornata in cui ti senti più ispirato per comporre. Allora, io non mi non dico mai adesso, come direbbe Brunello Robertetti, adesso scrivo poesia. Penso che succeda a tutti quelli che scrivono, arriva l'esigenza, il bisogno, ti viene in mente una frase, una parola, oppure c'è una condizione particolare per cui dici adesso devo scrivere. Io personalmente il 99% delle volte in cui scrivo ho bisogno della luce senza sole. Chi mi conosce sa che non amo il sole e come dire, mi accende qualcosa la luce delle nuvole. Quindi fondamentalmente la maggior parte delle cose che scrivo le scrivo nei giorni in cui non c'è il sole. Poi ovviamente uno la scrive, la butta giù e poi la rielabora 250 volte, allora quello lo si fa in qualsiasi ora del giorno, se possibile quando c'è un po' di tempo, quando c'è un po' di tranquillità, però insomma la percezione iniziale, quella che di solito mi accende, quasi sempre è legata a quella condizione. Quindi le nubi, bisogna andare in Irlanda dove c'è, dove In vengono le effetti, nubi, potrebbe essere una soluzione. sì, Però è dovrebbe essere. interessante il tema del metodo, perché molti artisti, anche in campi diversi, non solo la poesia, nelle interviste c'è chi è molto più metodico, chi usa degli strumenti. Per esempio, ho letto una volta di Springsteen, che è il cantante, insomma, il rocker, e che si faceva, era venuto fuori questa cosa. Lui ha questa amica che è l'attrice che faceva Friends, Monica, non mi ricordo adesso il nome Courtney dell'attrice, Cox. Courtney Cox, bravo, vedi che sei preparatissimo. E praticamente si incontravano e lei lo denigrava, dice: non sei buono a fare nulla. Lui ha bisogno di qualcuno che lo stimolasse da questo punto di vista. Va raccontato in queste interviste, aveva trovato forse in questa persona. Quindi utilizzava in quel momento questo strumento, quindi credo che poi ogni artista abbia le sue chiavi. Poi se vuoi qualcuno che ti insulti, ti dica Robby, non ci Non sei, va. Può potrebbe essere un essere una modo. soluzione. Invece allora tu ci hai raccontato come hai iniziato, no? Quindi c'è stata questa figura che è stata un po' da bivio, perché Sicuramente. potevi prendere una strada oppure l'altra. Lui ti ha c'è sempre insomma, un po' un mentore, Certo. qualcuno che è fondamentale, no? Nel tuo percorso. Dopodiché tu Assolutamente. sei partito
E sei arrivato oggi a aver pubblicato tre opere, mi sembra, tre raccolte, se non sbaglio. Sicuramente, Ecco, com'è stata sì. la genesi? Come sei arrivato lì a dire, boh, ti sei proposto un editore, ci sono stati dei concorsi, insomma. Ma allora, premetto che poi forse qualche parola sulla pubblicazione va detta in generale. In ogni caso, per quello che mi riguarda, il primo libro era una raccolta, il primo libro è uscito nel 97, era una raccolta che io ho mandato a un concorso il cui primo premio consisteva nella pubblicazione gratuita. Io non vinsi, ma come succede effettivamente abbastanza spesso, fui contattato dall'editore che mi disse, è interessante quello che hai scritto, possiamo per comunque pubblicarlo, ti chiediamo, questo è un classico, l'acquisto di un certo numero di copie. Questa è una cosa che da un certo punto di vista potrebbe sembrare un po', come dire, subdola, un po', anche poco attendibile. In realtà c'è una differenza tra un tipografo che pubblica qualsiasi cosa tu gli porti e un editore che ha comunque un catalogo nel quale sono presenti una serie di autori, una serie di titoli e che però si mantiene così. Cioè la maggior parte dei piccoli editori di poesia non riesce ad avere un mercato sufficiente a mantenersi attraverso le vendite. Quindi fondamentalmente questo tipo di pubblicazione in cui l'autore si assume, diciamo, l'acquisto, il sostegno alla pubblicazione, acquistando un certo numero della tiratura, di solito possono essere un terzo, un quinto delle opere, è molto frequente. Chiaramente tu poi ti chiedi, ma vale quello che ho scritto se in pratica mi sono pubblicato da solo? Diciamo che forse non è il caso di rispondersi, oppure ci si può dire, beh, c'è un catalogo, questo è un editore, comunque un editore che pubblica anche autori affermati, a quelli chiaramente non chiederà l'acquisto di un certo numero di copie, quindi se io vengo inserito in questo catalogo posso pensare di valere almeno abbastanza da non essere, cioè da essere messo lì di fianco, magari un'altra collana, non importa, però comunque un editore di un certo, Certo. che abbia una certa credibilità cerca comunque di pubblicare roba presentabile, ecco, mettiamola così. Comunque quel libro uscì nel 97, è un libro che per me era molto importante perché ovviamente era il primo, avevo bisogno sicuramente di una gratificazione, perché pubblicare un libro è molto gratificante, tu c'hai lì una roba che si tocca, che dici questo è mio, l'ho fatto io. Esattamente come Proust, come penso io, Goethe, insomma. Poi non è proprio la stessa cosa, ma tu fai finta di niente. Poi il mio libro, uno dei miei libri, ero andato a fotografarlo alla libreria Feltrinelli, c'era Ariosto e di fianco Ariagno, quindi io, dai, caspita, avevo fatto la foto. Qual era il Andiamo. titolo del libro? Allora, il primo libro si intitola La sposa boreale ed è, insomma, il mio solito stile. Di cui poi, se vogliamo, possiamo anche dire due parole. C'è una nota Figurati. finale di un poeta, Giorgio Luzzi, che è stato l'altro, se vogliamo, il vero mio, si dice la parola mentore da poco, ma c'è sempre stata. Lui è stato davvero un mentore, nel senso che prima dell'uscita di questo libro aveva scelto alcune mie poesie per essere lette in un periodo in cui a Torino era bellissimo, si faceva poesia davvero. Venivano pubblicati dei libri di giovani poeti. Addirittura nel 2001 ci fu, no, nel 2001, prima, nel 94 ci fu la Biennale Internazionale dei Giovani Artisti dell'Europa Mediterranea, ho imparato a memoria. Era molto carino, il logo erano due acciughe, giustamente, visto che a Torino si fa la bagna cauda, e c'erano un sacco di eventi in tutta Torino, molto bello, tra cui anche letture di poesie, e io fui scelto per 2 o 3 serate da questo poeta Giorgio Luzzi, quasi omonimo del più famoso Mario Luzzi, che però ha una zeta sola. Giorgio Luzzi è ancora vivo e io gli auguro di vivere a lungo, ha scritto tanti libri molto importanti, e anche se vogliamo un poeta scomodo, perché è uno che non la manda a dire, quindi i suoi libri, che secondo me sono molto belli, sono poco, come dire, riconosciuti da una critica ufficiale, perché anche nel micromondo della poesia, insomma, c'è sempre un pochino di quello che c'è dappertutto.
Adesso sto zitto, sennò poi mi bocciano i prossimi libri. Primo libro comunque è finito lì, 97. Dopodiché passano 2 o 3 anni, 4 anni, inizio a dire, ma io non sono un poeta, lasciamo perdere. Buco totale. Finché il mio amico Fabrizio D'Affara, lo devo citare esplicitamente come terzo momento decisivo, quando siamo già nella decade dei 40, quindi in un momento in cui gli uomini, soprattutto i maschi, diventano abbastanza insopportabilmente deprimenti, si fanno domande sul senso della loro vita, su quello che non sono riusciti a fare. Lui mi disse: ho deciso di fare qualcosa perché non voglio non fare quello che ho sempre sognato di fare. E iniziò quel momento che tu conosci bene, che ha a che fare con un lavoro sull'audiovisivo, sul cinema importante. E mi diede lo stimolo per dire: ma io, caspita, io volevo scrivere, mi sarebbe piaciuto. Ho messo insieme le cose, ho cercato di mettere insieme il lavoro di praticamente quasi 20 anni e alla fine ho pubblicato nel 2017 il secondo libro che si intitola Disarmare il nome. Di nuovo una pubblicazione di questo genere con un editore che ha una storia in Italia, nella, diciamo, nella poesia, ma anche nella letteratura. Oggi si chiama Italic, negli anni 80 e 90 si chiamava Pequod, il nome della nave di Moby Dick, un editore di Ancona, che mi ha dato una seconda conferma, perché poi alla fine abbiamo sempre un po' bisogno di queste cose. Il libro è ancora in catalogo, a differenza del precedente, che non esiste più. Questo è ancora in catalogo. E devo dire, sono contento di questo libro perché poi l'ho mandato ad alcuni concorsi nazionali, non ha vinto nulla, ma è stato segnalato, menzionato, finalista, insomma, quindi devo dire, quello che può essere la mia vanità è stata abbastanza appagata, insomma, cioè la sensazione poi è sempre quella, io scrivo delle cose, chissà se piacciono, piacciono a qualcuno, o meglio, piacciono agli sconosciuti, questo è. Perché poi alla fine la cosa più bella forse è ricevere un messaggio, una mail, un post di qualcuno che non sai chi è, ma fosse uno che ti dice mi è piaciuto, tu dici ok, è servito a qualcosa, perché poi alla fine a cosa serve? Serve a che qualcuno abbia un momento, una sensazione, un flash. Non voglio fare il falso, che ne so, il falso qualcosa. Secondo me questa è una delle cose belle che ti arrivano quando, come quando, che ne so, uno che ama suonare fa un concerto in birreria, non arrivano solo gli amici, arrivano delle persone che lui non conosce e si divertono. Ecco, penso che sia una cosa bella, insomma, che ti dà un po' la prova del fatto che non sono solo gli amici che per affetto a volte trovano il bello in quello che fai. Ecco, lo trovano sconosciuto. Vuol dire che magari ci hai azzeccato un pochetto, ecco, mettiamola così. E poi Ti concludo fermo per un secondo perché rispetto a quello che raccontavi prima, soprattutto credo rispetto al primo libro, c'è Sergio Rapido che dice c'ero anch'io in rappresentanza dei selezionatori di poesia e narrativa di Bologna, quindi abbiamo una testimonianza diretta di Aspetta. questo. Allora, io ringrazio Sergio che diciamo che il numero perfetto sballa, ma Sergio è il quarto incontro abbastanza decisivo, perché alla fin fine il terzo libro è veramente una svolta. Io penso che possa essere una svolta nella mia vita di scrittore di poesie, perché è il più, diciamo, lavorato, è quello che è stato meno, come dire, buttato lì. Ecco, è un libro che io ho finito di preparare a fine 2019, credo. L'ho mandato in giro. Eccolo qua, Il tempo di una muta. È uscito a dicembre dell'anno scorso, 2020, quindi c'è stato praticamente un anno di lavoro. Ed è stato lavoro, lavoro ovviamente, lavoro da seduti, non, per me il lavoro è sempre quello che fa il falegname o il contadino, ma insomma il lavoro da seduti è pure un lavoro. E l'ho mandato ad alcuni editori, tra cui Curumuni, che è il nome dell'editore che ha sede nel Salento, in provincia di Lecce, e
e che ha creato questa bellissima collana di poesie che si chiama Rosada. Rosada è una parola del dialetto friulano, quello che praticamente Pasolini ha messo per scritto, perché era un dialetto, lui ha detto, questa è una lingua vergine, no? Una lingua solo parlata. Credo che sia il sogno di ogni scrittore, insomma, un po' come Omero, no? La messa giù, ah, caspita. Pasolini, questo dialetto che sentiva parlare in Friuli, a Casarsa, lo ha scritto, l'ha usato per scrivere la poesia. Tra l'altro, in un momento in cui la poesia dialettale era sicuramente in una fase non molto, diciamo, fertile ed era abbastanza ancorata sull'idea della tradizione del passato. Lui invece scrive della poesia dialettale per dire qualcosa di nuovo. E quindi Rosada, che vuol dire rugiada, io ho trovato uno di questi libri in una bellissima libreria di Torino, non so se posso fare il nome, che si chiama Il Ponte sulle Dora. Ho visto un libro di questa collana e ho detto, ma sai che mi piacerebbe essere pubblicato in questa collana? La cosa bella di questi libri è che c'è un poeta ospite che manda un suo inedito e viene ospitato alla fine del libro. C'è un artista che pubblica un'opera sua, un'opera visiva, figurativa, in copertina. C'è un'altra persona che fa un commento iniziale, che non è un poeta, è un lettore, che dice la sua. Insomma, io ho sempre avuto la sensazione che siano dei libri di squadra, dei libri d'insieme. E quindi ho pensato che mi sarebbe proprio piaciuto far parte di questa collana. Ho mandato il libro e dopo un po' di tempo, non so più quanto, mi è stato risposto che il libro era interessante, che poteva funzionare, che insomma l'avrebbero preso in esame per inserirlo nella collana. Ora io non voglio vantarmi, non vorrei che sembrasse questo, ma io non mi sono stupito troppo. Non tanto perché pensavo che il libro valesse, quanto perché ho avuto una sensazione di una certa chimica, non lo so, già dalla copertina. E in effetti poi abbiamo lavorato insieme, Sergio è un grande lettore, oltre che secondo me un gran poeta, e una persona che sa fare bene il lavoro che forse si chiama editor, che è quello di leggere e di dire questa roba qui si può fare meglio. E non è che ti molla e ti gratifica e ti compiace. Se secondo lui si può scrivere meglio, te lo dice finché non è convinto. Poi ci si può anche arrivare a dire no, basta, io dico che è scritta bene così. Allora lui dirà, ah, vabbè. Però abbiamo lavorato, il libro è stato letto e riletto, è stato pulito, è stato scremato. Io ringrazio Sergio per il lavoro, diciamo così, del mastino, come dicevo. Ringrazio Milena, che è la direttrice di Collana, che invece non è una poeta, come si dice oggi, è una scrittrice, ha scritto un bellissimo libro che si intitola Il Circo Capovolto, ma scusate, no, non si chiama Circo Capovolto, sono un momento in difficoltà. Milena invece, secondo me, è una visionaria, lei in quell'insieme di poesie che ho mandato ha visto il libro e quindi io li ringrazio perché sono stati davvero due persone importanti, sono stati due incontri di quelli che sono abbastanza da ricordare. E voglio sperare di diventare un po' più bravo dopo averli incontrati, perché ho imparato delle cose. In più c'è Giovanna, che è una pittrice molto brava, che cura la parte grafica. E se mi posso permettere, questo libro qua, ve lo faccio vedere anche dal vivo, secondo me è proprio bello come oggetto, eh? Ha una bella faccia, me lo vedo su un cassettone anni 60, non dico così perché è mio. Cioè, secondo me è proprio bello come fatto. Quindi complimenti anche dal punto di vista dell'impaginazione. Non so se i Patrucco Brothers condividono Sì, la infatti visione. volevo chiederti se i titoli li hai scelti tu e rispetto appunto al packaging, vabbè, le prime due copertine sono molto semplici, sfondo bianco e scritta, ma se su questa il motivo, la scelta dei colori, del disegno, della grafica, ci hai lavorato anche tu, insomma. Allora, i titoli sono, beh, sono, questa è una scelta mia, sono sempre presi da qualche verso, quindi quello sì. E per quello che riguarda le copertine, le prime due non le ho scelte, le sceglieva l'editore, che è un classico in effetti, succede quasi sempre. Invece in questo caso una delle
caratteristiche di Rosada e di scegliere insieme all'autore una copertina in base a una serie di proposte. Appunto, Giovanna, che si occupa di arte nella sua vita, di solito c'è una copertina sua nella collana, poi ce ne sono altre che invece sono tramite, se non sbaglio, persone che lei segue anche dal punto di vista, io, mi pare, didattico, e quindi lei ci ha mostrato una serie di opere che non sono assolutamente state modificate, quindi queste sono, e alla fine è venuta fuori questa che secondo me era proprio quella giusta, insomma. Quindi ringrazio anche l'autrice della copertina, effettivamente. Ok, a questo punto, come fanno le trasmissioni, quelle serie, Pubblicità. la pubblicità, no? Quelle però Meno non serie. private, quelle meno serie, è il momento di, se hai voglia, di andare sul concreto, quindi non so se ti sei preparato, se hai qualcosa che ci puoi leggere, noi siamo Leggo orecchie. volentieri, ho scelto ma non mi sono preparato, poi è stata un po' rocambolesca la serata di oggi, quindi sono arrivato all'ultimo. Allora leggo magari la poesia in cui c'è il verso da cui viene il titolo, potrebbe essere Ok. così, è anche abbastanza breve. Leggo, Vai. poesia. Il silenzio del paese che si espone alla primavera, l'insidia affilata del paesaggio. Un defilarsi discreto al di là dei tetti, mentre le file sono in attesa sulla soglia. Sanno già i nomi, nella luce di una plausibile calata. È il tempo svelto di una muta, e noi sordi, con l'arroganza dei primogeniti. Ci vorrebbero gli applausi che non Sì. abbiamo perché. Ho anche dimenticato gli occhiali, quindi a un certo punto non vedevo. Non so a memoria le mie poesie, assolutamente. Le tue poesie le hai mai sentite lette da qualcuno? E se sì, hanno un effetto diverso, prendono una vita nuova? Sì, beh, lo dico volentieri per citare di nuovo uno di quegli momenti che c'erano a Torino anni fa. C'era una iniziativa che si chiamava Opere d'Inchiostro, fatta proprio dall'assessorato alla gioventù, che era in via Sarotti quando noi eravamo giovani, e ha pubblicato, credo, 4 o 5 anni di fila opere di poeti di meno di 35 anni, e poi queste poesie venivano lette. Quindi mi ricordo che un anno al Salone del Libro, forse era il 93, una delle persone che avevano fatto parte della selezione, tra queste c'era anche il solito Barberi Squarotti, Mario Parodi, che è un poeta, un giornalista, un critico, lesse una delle poesie al Salone del Libro. La cosa bella era che noi eravamo stati invitati, c'era stata anche una, diciamo, messa in scena vagamente mimica delle poesie, eravamo 8 autori. E sì, è una sensazione strana, è ovvio che chi la legge di solito cambia l'intonazione, cambia forse l'intenzione, ma penso che comunque una volta che è finita, non è più mia. Questo è come le canzoni, come i quadri, come qualsiasi cosa. E gli applausi non li facciamo sentire, però li possiamo far vedere perché c'è Maria che te li Grazie, fa Maria. con l'icone. Grazie. Hai un'altra poesia da farci, da leggerci o? Sì, se volete posso leggere un'altra poesia, la leggerei sempre breve. E poi, se posso, mi piacerebbe dedicare un attimo a me piacerebbe dare dei consigli, cioè vi direi leggete poesia, ma non la mia, poesia come si deve, cioè, perché veramente ne vale la pena, insomma. Leggo questa, perché, scusate, che ne sapete voi di qua? Leggo una Sì, poesia che quella lì. in qualche modo ha a che fare con il mio passato, in cui ho sfiorato in un certo senso il lavoro dell'educatore. Quindi c'è qualcosa. Il pulmino si ferma. Un uomo vestito come fosse inverno scende lentamente, si guarda intorno e saluta. La moglie lo aiuta a rientrare a casa. La strada vuota, in un silenzio indaco. Ti consegni al sollievo serale, alla garanzia del buio.
insomma, il pulmino. Sì, mi sono Ne da sappiamo qualcosa di un pezzo del pulmino. mio lavoro come educatore, insomma, nell'ambito del sociale mi ha molto portato in quella Certo, sì. dimensione. Sì, ha dei riferimenti molto vivi da quel punto di vista lì. Rispetto alla poesia, tu ci hai citato una domanda classicissima e scontatissima, però tu ci hai fatto tanti nomi mentre raccontavi di poeti. Quali sono i tuoi riferimenti? Se dovessi dire, fare dei nomi. Aspetta, ci sono altri applausi, quello di Valerio e anche di Chiara, applausi virtuali, ma Grazie. dice Chiara anche dovuti e meritati. Assolutamente. Se dovessi fare dei nomi, no, non Sì. il consiglio, i tuoi nomi, i tuoi poeti, quelli che comunque ti hanno segnato. Allora, molti probabilmente non sono molto noti, pur essendo dei grandissimi poeti. Comunque, diciamo che sicuramente la lettura di Montale io trovo sia sconvolgente, come può essere leggere, come può essere ascoltare, che ne so io, certa musica per chi ama la musica, insomma, mi sembra che sia uno di quegli autori decisivi, dopo i quali niente sarà più come prima. Poi in realtà non è vero, perché dopo Montale è tornato anche il prima, però insomma. È comunque uno con il quale non si può non fare i conti. Poi ci sono degli autori come Vittorio Sereni, che è stato anche direttore editoriale della collana di poesia di Mondadori, che in quegli anni era sicuramente la più importante d'Italia, che ha scritto quattro libri, che sono pochi alla fin fine, ha scritto 250 poesie, ma davvero ha segnato il Novecento. Poi c'è un autore che si chiama Andrea Zanzotto, che è uno di quelli che scrivono veramente quelle poesie che sembrano un pochino i quadri con la tela strappata, insomma, ecco, potrebbe essere un Fontana della poesia. È uno che ha stravolto la lingua, perché una cosa bella della poesia è che noi usiamo la lingua, che è quella di tutti i giorni, ma cerchiamo di... Ho letto da poco un libro di un poeta piemontese poco noto che ha scritto tantissimo e nella quarta di copertina si diceva: lui cerca di smuovere la lingua dal suo letargo, perché alla fin fine noi usiamo le parole come delle ciabatte, no? Dove non sappiamo neanche più. Ecco, un poeta è uno che ti mette, se possibile, un granello di sabbia nella ciabatta, no? Che così la ciabatta non è più tanto comoda. C'è una figura di cui parlava un teorico della letteratura russo degli anni 20, che si chiama Shklovsky, che è lo straniamento, che è una figura chiave dell'arte del Novecento, che è quello per cui un testo artistico, qualsiasi, non necessariamente una poesia, deve produrre straniamento, deve in qualche modo essere percepito come qualche cosa nel quale io mi fermo e dico: che cos'è questo? Che cosa sta succedendo? La poesia è uno sguardo sul tempo contemporaneo che va al di là del tempo. Quindi qualsiasi poeta, se guardiamo, se un qualsiasi poeta grande, è capace di scrivere delle parole che suonano in una maniera tale per cui noi le percepiamo come nuove, ma le stesse solite parole, voglio dire, io credo che anche le parole vecchie di 800 anni, di 3000 anni, suonano nuove, perché stranamente la poesia non invecchia, ma neanche l'arte, voglio dire, ecco, l'arte in generale non invecchia. E quindi detti Montale, Sereni e Zanzotto, direi ancora Amelia Rosselli, grandissima poeta con una vita terribile. Mi sembra giusto dire in questo momento che per secoli le donne che volevano fare l'artista o erano considerate matte o facevano la prostituta, insomma. Tutti penso che abbiano in mente Adda Merini, che non è forse tra le mie letture preferite, ma voglio dire, Adda Merini è diventata famosa mica per le poesie, è diventata famosa per la sua storia. Se noi dovessimo parlare di un poeta del Novecento
conosciuto, probabilmente tutti ricorderemmo Pasolini, che non è famoso per le poesie. Forse se dovessimo trovare una poesia famosa di Pasolini ci sarebbe quella famosa dei poliziotti a Valle Giulia, no? Che però è famosa perché parla di politica, non perché. E poi ce ne sono decine, ovviamente. Ci sono quelli che mi servono per scrivere, quelli che leggo perché ci lavoro, quelli che evito perché poi li copio, e poi ci sono. Diciamo che, ecco, c'è una grossa differenza. Uno che scrive poesia fa una grossa differenza, secondo me, tra gli autori nella sua lingua e gli autori in un'altra lingua, perché noi lavoriamo sulla lingua. E quindi ci vorrebbe Marco Guarena in questo momento, credo, per commentare, ma è ovvio che leggere una poesia di un inglese, di un francese, leggi pur sempre una traduzione, e se la leggi in lingua, non è la tua lingua. Quindi può essere interessante per i temi, può essere interessante anche dal punto di vista del linguaggio, ma alla fin fine, secondo me, è importante che uno che scrive poesie legga la sua lingua. Poi conta tantissimo anche la prosa, assolutamente. Certo. E c'è un poeta invece, questa è un po' più scorretta come domanda, insomma, meno che è considerato da tutti un punto di riferimento, che però tu proprio dici: io non ce la faccio a leggerlo, cioè è bravo, ma non mi ci trovo, non mi piace. Vabbè, vado sul sicuro, sparo sulla Croce Rossa così almeno non c'è problema. Carducci, Ok. vabbè, ma hai detto che hai detto. Vabbè, penso che anche D'Annunzio, ma per questo vale un po' per tutti, lo leggiamo, lo consideriamo un genio, ovviamente, però dal punto di vista poi cioè, voglio dire, l'arte è tecnica, ma chiaramente è anche intensità, si sa che D'Annunzio è un po' distante, no? È un po', come dire, è un po' la rappresentazione di se stesso, quindi è chiaro Certo. che questo si percepisce. E per andare più sul vicino, su qualcosa di più caldo, devo dire che c'è un poeta fondamentale nel Novecento italiano che è Saba, che apprezzo, ammiro, di cui riconosco la grandezza, ma che non amo. Ecco, una volta ho trovato una definizione interessante di un poeta vivente, contemporaneo, che si chiama Flavio Santi, che disse: ci sono i poeti che apprezzo e i poeti che amo. Ecco. E questo, secondo me, vale un po' per tutto, no? Vale per la musica, vale per il cinema, cioè, no, lo sappiamo. Questo qui è un grande, però non mi tocca certe corde. Ecco, per me Saba questo è. Ma so che sto dicendo qualcosa che mi attirerà magari degli strali, perché invece Saba è amatissimo, evidentemente, mentre Montale, che io amo, può essere odiatissimo. Quindi, insomma, parliamo di arte, quindi roba Certo. opinabile. Allora, siamo a 57 minuti, il tempo è volato, io però volevo farti ancora un paio di domande. Una velocissima che leghiamo al tuo lavoro. Hai detto tu sei un insegnante di scuola media, giusto? E com'è far apprezzare la poesia ai giovani? E tu hai detto Non la è poesia senza facile. tempo è universale. Però come soprattutto oggi riesco a catturare un giovane parlandogli di poesia, senza fargli magari imparare il famoso 5 maggio di cui dicevamo all'inizio, a memoria, come si faceva una volta. Sì. Beh, ovviamente c'è sempre quel mito dell'attimo fuggente, anche se dal punto di vista didattico quel professore non va bene. Però dal punto di vista comunicativo, invece, visto che tu parli di comunicazione, quello funzionava. Io per anni mi sono rifiutato di fare la poesia perché non accettavo l'idea di poter presentare la poesia sapendo che non sarebbe piaciuta. Cioè, va bene, se parlo di Cavour e non piace, pazienza, ma la poesia no. Poi a un certo punto ho capito che potevo farla in un'altra maniera, quindi io non spiego il metro, non spiego le rime, non mi interessa il sistema, diciamo, strutturale, almeno non all'inizio, o comunque non nella parte, diciamo così, dedicata alla poesia come esercizio. Io credo che tutti potremmo dedicarci un po' alla poesia. Poi crederci poeti è un altro discorso, ma scrivere, secondo me, può essere anche una terapia. Allora, io di solito leggo ai ragazzi delle poesie molto comunicative, molto che arrivano, insomma, quindi Prévert, per esempio, va benissimo.
Leggo fondamentalmente poesie, una serie, e poi gli chiedo di scrivere. Cioè cerco di fare in modo che non vedano la distanza tra la poesia quella là, la poesia in rima, la poesia di Foscolo, dove l'ultima parola è la prima e quindi non si capisce una mazza. Io cerco di fargliela provare, in modo tale da dirgli guardate che la poesia è quella roba lì. Poi se uno decide di scriverla in rima, può farlo, ma è un altro discorso. Quella non è la poesia l'unica. Se arriva a qualcuno l'idea che scrivere una poesia è possibile, forse gli può arrivare anche che è possibile leggerla. Devo dire una cosa carina che un po' di tempo fa ne ho date adesso nella mia classe, ho detto che non avrei dato il voto, questa è un'altra cosa, perché è molto importante. L'idea di liberarli dal voto, secondo me, gli fa fare l'attività in maniera un pochino più spontanea. È una cosa che ho trovato carina, mi hanno chiesto se le restituivano, gliel'ho ancora ridate. Ho detto sì, ve le ridò e poi ho detto ragazzi, però sapete che non c'è il voto e una ragazza fa, però ci scrive qualcosina, magari un commento, ci dice se andava bene o no. E io ho detto ragazzi, non è che può andare male, cioè se mi parlate di voi, se mi parlate di qualcosa di vostro, siete voi che sapete se va bene o no. E ci provo così, insomma, poi chissà, vedrete. Io ho, ci sono due domande, una che mi fa ridere, ma faccio la prima di Maria, che aveva già fatto un commento sulle correzioni quando avevi raccontato di come poi il tuo ultimo libro sia stato un lavoro di questo tipo, e ti dice: torno sulle correzioni, non ti disturba, non disturba un po' qualche qualcuno, seppur importante, corregga la tua opera o ti dia consigli, non rischia di stravolgerne il senso profondo? Ma sicuramente un po' di fastidio arriva, ma non tanto perché qualcuno, come dire, si permette, ma secondo me la cosa brutta veramente è quando qualcun altro ti dice guarda che sta roba qui non funziona, questa è la cosa brutta, Perché gli perché artisti poi hanno tu un alla fine, super ego che alla fine quello è. cioè tu lo sapevi, io mi ricordo perfettamente se Sergio è presente o comunque se sentirà. Io ho mandato almeno due o tre poesie in quella raccolta che sapevo benissimo che non funzionavano. E ho detto, chissà se magari a loro piacciono, no? Come dire, se ci cascano, capisci che? Cioè, voglio dire, alla fin fine un altro che legge è sempre come dire, un dono. È uno che ci sveglia a volte. Quindi non dà fastidio, però può far malino, insomma, un po' male. Ecco. Sergio è presente e conferma quello che hai detto. E invece l'hai citato prima il tuo amico Marco Guarena che manda un commento. Adesso voglio vedere come ne esci da questo commento. Perché c'è una domanda tecnica per l'amico Roberto. Una coppia di vicini di casa che ogni notte fa molti versi. Sono definibili poeti? Chiede per un Secondo amico. me. Per un amico, naturalmente, ovvio, sì, capisco. Ma io credo che andrebbero trascritti, probabilmente. E poi, sono delle onomatopee, probabilmente, credo, sì. Sì. No, allora Proprio di torniamo. Marco Guarena. Grande Marco, e poi mi collego attraverso Marco a un'altra cosa, però intanto Sergio ha ancora scritto un commento rispetto al tema della correzione, insomma dell'intromissione, no, nell'opera altrui, però dice fa male quello che dici tu, ma solo a lunga distanza dovrebbe far bene, forse quella che ti fa fare il salto, ti fa crescere, ti fa Ecco, sviluppare. infatti proprio a Sergio che ho visto domenica, ho detto, se non vi avessi incontrato, non so, ma io avevo la sensazione di continuare a scrivere sempre le stesse cose, che comunque alla fin fine non è un granché, cioè tu dici ma vado avanti, che. Ecco, io spero che questa roba mi faccia arrivare dove, insomma, l'alzata me l'hanno data, ecco, io gioco la parola, devo fare la schiacciata, ecco, È un po' però. uscire dalla comfort zone, no? Tu sei nel tuo spazio in cui sei tranquillo, sai come funziona, conosci perfettamente il panorama, tutta la situazione, Sì. però Sì. rischi di rimanere lì, di continuare a fare quella cosa lì, uscire Te la canti e può. te la suoni, insomma. Esatto. Dicevo, Marco Guarena ci dà là rispetto, tu ne hai parlato prima. Si è capito dalla citazione di Woody Allen che è altro che ci hai detto rispetto al cinema, che è un elemento importante, una forma d'arte. E
la tua parte di scrittura, che non è più una scrittura di tipo poetico, ma l'hai anche poi portata su un ambito legato al cinema attraverso la scrittura di sceneggiature. Certo. Una la conosco bene, dico la conosce anche Marco perché è un progetto che poi è confluito in un cortometraggio che si chiama Cabu Cabu 011 del 2018, se non sbaglio la Sì, data. gennaio 2019, sì, comunque ho lavorato nel 2018. Un progetto molto interessante insieme alla cooperativa sociale Esserci, un prodotto di cui tu insieme ad altre due persone, a Fabrizio Daffara e Alberto De Simone, hai scritto la sceneggiatura. Perché è un pezzo anche quello importante per te. In 2 minuti, perché siamo 1:05, Certo. com'è questa estate, questa esperienza e come si collega alla scrittura poetica? Se c'è qualche liaison, invece se non ce ne sono. Sì, no. Dal punto di vista della scrittura, per me non c'è liaison perché per me la poesia è molto diretta e molto. Io amo il foglio bianco quando scrivo poesie perché voglio vedere cosa verrà fuori. Invece, scrivere una sceneggiatura mi mette un'ansia terribile perché so che devo essere efficace, devo essere. Cioè, anche in una poesia bisogna essere efficaci, però insomma ci si arriva. La sceneggiatura mi mette ansia. E lì c'era un altro mastino, un grand'uomo come Alberto De Simone. Che secondo me è un gran lettore e anche un bravo scrittore di sceneggiature, che giustamente bacchettava quelle frasi che non funzionavano, che nelle fiction che ci sono spesso in Italia si trovano spesso, ecco, queste battute che non stanno in piedi. Però è molto divertente. Se posso dirlo, fare cinema, quel pochissimo che ho fatto, è secondo me la cosa più divertente che ci sia. Più che giocare a calcetto, adesso non dite volgarità, vi prego, è veramente divertente. L'hai visto anche tu, siamo stati su un piccolo set, secondo me è proprio uno spatius, ecco. Ogni tanto conviene farlo, sì. Oltre a aver fatto una cosa carina con gli amici, molto una bella avventura. C'è una domanda di un amico che saluto, che è collegato, che è Francesco Rico, che ti chiede. Allora, la cosa più importante, forse più difficile per un poeta, è quello dell'asciugatura. Arrivare all'essenza della parola insieme al suono, ne convieni? Assolutamente. Sì, togliere, togliere, togliere. In quella prima lettera il professor Barberi Squarotti mi disse di leggere i poeti oggettivi, cioè quelli che non parlano di sé. Perché poi alla fine la parola prima da togliere è sempre io, se possibile. Poi parliamo sempre di noi stessi, però un bel esercizio è quello di oggettivare, che il Novecento, insomma, l'ha fatto abbondantemente. Brevissimamente mi rispondi sì o no, si può imparare a diventare poeti, a scrivere poesie? O è una cosa che hai dentro? Io vorrei dire di sì. Poeti non lo so, a scrivere poesie credo di sì. Ok, l'ultimissima cosa, prima del tuo consiglio, che è un po' ci hai anticipato, però poi lo confezioniamo bene, la domanda che facciamo sempre è legata al periodo che abbiamo vissuto da un anno a questa parte, no? Queste dirette che facciamo sono nate proprio in pieno lockdown, un anno fa, eravamo proprio chiusi in casa. Cosa ha significato per il tuo essere poeta quel periodo? Perché tu mi dicevi, mi raccontavi che c'è stato un boom di invii, per cui gli editori hanno detto per favore non mandateci più scritti perché siamo Sì. Sì, subissati. Gallimard, forse il più importante editore francese, almeno il più grande, ha detto basta, basta scrivere, leggete. Io devo dire che ho letto molto, dal punto di vista così proprio egoistico, ho avuto modo di leggere di più e quindi sono stato, ahimè, non contento, insomma, però questa è stata una cosa che non avrei forse potuto fare allo stesso modo, con lo stesso agio, quindi ahimè. Forse il lavoro della poesia si fa bene nella solitudine, nella clausura, quindi da un certo punto di vista non penso sia stato scomodo. Ovviamente è la materia della poesia che in quel momento in cui c'è qualcosa che non funziona nel mondo ne ha, come dire, un oggetto, che poi se ne parli esplicitamente o meno, però credo che quando prima dicevamo se il poeta dovrebbe essere un occhio, secondo me. È chiaro che da un anno e passa di cose davanti a quest'occhio ce ne sono che
e non funzionano e non si può certo far finta di niente, insomma. Più Ok, o meno grazie. esplicitamente qualcosa si Ok, potrebbe e dire. quindi siamo arrivati al, perché il tempo ormai corre velocissimo, ti chiedo di regalarci il tuo buon consiglio. Dunque, se dovete leggere poesia e non lo fate molto spesso, io consiglio di leggere Attilio Bertolucci, per esempio, il padre, tra l'altro, di Bernardo e di Giovanni, Giuseppe, scusate, uno dei più importanti poeti italiani del Novecento, assolutamente classico, uno che dice delle cose e tu dici, ma qui ci sono tutte le parole al posto giusto, come fa? Come fa? E dice delle cose che sembrano quasi comuni, quotidiane, eppure con una incredibile poesia. Dove sta la poesia? Boh. Poi vi dico, volendo, un libro nuovo che si trova in edicola, scusate, si trova in libreria adesso, un libro di una scrittrice giovane, una donna più giovane di me, Franca Mancinelli. È un libro che ho amato molto, un libro che mi sarebbe piaciuto scrivere. Questo libro si intitola Tutti gli occhi che ho aperto, ma lei ne ha scritti altri. Questo è pubblicato da Marcos y Marcos, che è un autore, un editore importante nella poesia italiana oggi, e poi un romanzo, un classico, Anna Maria Ortese, Il mare non bagna Napoli, che dal punto di vista della lingua è boom, una roba incredibile. Ok, Avrei potuto dire 100 cose, quindi mi fermo. mi sto segnando. Allora, innanzitutto io ti ringrazio perché tu sei partito con la tua modestia dicendo sono. Ah, beh, aspetta, scusami, Sergio dice rispetto alla tua edicola, anziché libreria, mi ha detto Sì, sarebbe bello che la poesia si trovasse anche in edicola. Devo sì. dire che avevamo intervistato il professor Levi della fondazione dedicata a Primo Levi, che c'è qui a Torino, che ci aveva consigliato un libro e che in quel periodo si trovava in edicola. Ah, ok. Quindi Beh, spero ma i che anche famosi la mille tua. Sì, lire, non so se vi ricordate. assolutamente. C'erano un sacco di poesia, tra l'altro. Quindi sì. Allora, Maria, ti ringrazio per questa diretta. Grazie a voi. Grazie al poeta Roberto per il suo modo semplice e anche umile di presentarsi. Ed è quello che dicevo prima, cioè tu ti sei presentato, appunto, io abbasserò il livello, e invece ci hai raccontato molto bene che cos'è la poesia, ci hai stimolato, perché io andrò sicuramente a ricercarmi qualcosa, non sono un gran lettore di poesie, ma parlarne con uno che ha la passione ti fa capire veramente il valore di quella cosa e quindi ti viene voglia di affacciarti a quel mondo e di riscoprirlo, scoprirlo, riscoprirlo, perché spesso poi i ricordi scolastici fermano un po', no? Perché appunto quella roba lì, quella poesia imparata a memoria, quei versi che non capisci, eccetera, eccetera. Invece la poesia è molto attuale, molto concreta di oggi. E quindi il livello dei nostri ospiti l'hai tenuto assolutamente molto alto, anzi hai alzato l'asticella, quindi io ti ringrazio. Visto che abbiamo parlato di poesia, quindi la poesia è fatta di parole, il suono delle parole è importante, adesso non so quanto si vede, però un giorno sistemeremo anche questa cosa, però io segno sempre le parole chiave, mi hanno detto che si vedono poco, lo so, però io non vorrei fare un foglio per ogni parola perché poi rischiamo dal punto di vista del consumo carta, insomma, però le dico velocissimamente, beh, poesia gratis, il fatto che ci hai raccontato è gratis, poi abbiamo iniziato a citare dei nomi, Montale, il ritmo. L'amore, perché la poesia è d'amore, ma la poesia è anche politica. Monet, che è un punto di riferimento che ci hai citato. Che succede, no? Che è quello che quando senti una poesia, che succede? Woody Allen, il colore verde con cui scrivevi all'inizio le prime poesie, le nuvole, che ti sono la situazione Assolutamente. climatica, Le nuvole atmosferica, che ti servono. ispira, insomma, Ariosto, Perfetto. Montale, che ho scritto due volte, e Perfetto, va un benissimo. ospite che avevamo avuto a settembre, mi aveva spiegato che se l'ho scritto due volte perché c'era un motivo ed era importante. Le Ok. acciughe, che erano quelle del famoso Ottimo. evento che c'era stato, Sereni, Zanzotto e Rosselli. Poi c'è il fatto di togliere, che non bisogna scrivere dopo, ma asciugare, togliere, spatus, Ah, perché grazie. fa molto spatus. E poi i tuoi consigli, Attilio Bertolucci.
Franca Mancinelli e poi il libro Il mare non bagna Napoli. E, insomma, piaceva riassumere con queste parole chiave. Allora, prima dei saluti finali, la tua slide di presentazione, di contatto, insomma, se qualcuno ha voglia di contattarti o scoprire cose più di te, tu hai una pagina Facebook in cui racconti le tue cose, quindi può essere il modo in cui agganciarti se uno ti vuole conoscere. Mi permetto anche solo di sottolineare che ho due omonimi, tutti e due torinesi. Okay. Uno, tra l'altro, ha lo studio dove sono nato, quindi fonte di ambiguità. Forse vi può servire scrivere Rivoli, ma non lo so, insomma, comunque lo riconoscete perché non sono né un medico né un avvocato, ecco. Ok, perfetto. E faccio notare che ho richiamato un po', mi piaceva la grafica del tuo libro con quella ricerca, l'ho richiamato un po', quindi dal punto di vista grafico un elemento, volevo ri richiamarlo, insomma, quando abbiamo creato la slide. Mentre, a proposito di slide, presenterei l'ospite della prossima puntata, è giovedì prossimo, siamo sempre alle ore 18, siamo in diretta con Margherita Aina, che è una coach professionista. Ci racconterà un po' la sua professione, che cosa significa essere un coach oggi, che è una parola molto utilizzata, ma andremo a scoprire bene di cosa si tratta. Come dice Marco Guarena, spatus forever. Assolutamente. E detto questo, grazie ancora Roberto, è stato. Grazie a voi. Mi permetto di ringraziare brevissimamente mia moglie che è scappata da un incontro per portarmi qui, che si era fermata la macchina a Torino e quindi mi ero rovinato il pomeriggio. Dietro ogni grande poeta c'è una grande Assolutamente. moglie in questo caso, che salutiamo e ringraziamo che ce l'hai portato in orario per questa diretta, che è stata molto bella. Vi invito ancora a seguirci e a mettere i mi piace ai nostri vari social, Facebook, Instagram, YouTube. Seguiteci, aiutateci a sostenere comunicazioni di servizio. Noi ci crediamo molto, una trasmissione, un format semplicissimo, ma che secondo noi per il valore delle persone come Roberto che ospitiamo è importante. Detto questo, buona cena a tutti e Grazie. buon weekend. Grazie Grazie Roberto, Francesco, alla grazie prossima. Alberto. Buona serata. A te, grazie.